Carissimi amici della Pogonotomia, buon anno, buon 2022, speriamo che quest'anno ci regali perlomeno la cosa che forse, a cui forse tutti aneliamo, che è la normalità. Speriamo. Oh, adesso abbiamo questa impennata, abbiamo questi vaccini però che stanno rivelandosi, se non voglio entrare nel merito, comunque efficaci, perché basta vedere il numero dei decessi. E speriamo, dai ragazzi, speriamo, non diciamo niente, perché nessuno, almeno ci saranno i medici che diranno la loro, ma noi speriamo solo. Parliamo di rasatura però. Parliamo di fine anno. Io durante le feste ho sempre utilizzato, sempre, ma mi ricordo tante volte, uno dei miei rasoi preferiti, quello gioiello visionario, il Mercury Vision, ed è visionario, guardate che... come si apre, guardate che meccanica. Non ebbe molta fortuna, non è in produzione. Uscì, si chiamava Mercury 2000, uscì intorno al 2000, e vedete la scritta Vision, sulla regolazione micrometrica. Non ebbe molta fortuna, perché all'epoca pochi usavano il rasoio di sicurezza, e questo poi era gigantesco, non era un rasoio che comunque non andò molto bene in qualche modo, e anche il materiale non era, insomma, massimo. La Mercur ha fatto di molto meglio, diciamo così, a livello di efficienza, nel senso di rasoi utilizzabili tutti i giorni. Il Progress, ad esempio, è un regolabile, ma anche il Futur. Questo però è un gioiello, questo però è un'idea, questo però è qualcosa che va molto al di là, secondo me. Allora, iniziamo ad armarlo con la mia Astra Blu, che devo finire qua. Da finì Astra Blu. Ce n'è ancora una. E una lama che sta diventando irreferita. Se non era già, perché scusate, questa non fate la casa, solo per appoggiarla. Ecco l'apertura. Ed ecco la lama inserita nel suo vano. Richiudiamo ovviamente il tutto per poterci radere e serriamo il tutto. Serriamo. Allora, regolazione io la metto a 2, perché questo è cattivo. Questo sembra è cattivo questo qua. Guardate com'è quando tutto è aperto. Cioè è una tenaglia, guardate che roba. Io invece lo metto a 2 perché non voglio fare il fenomeno e non voglio lasciarci le guance. Allora, pennello, gran pennello, The Warflet, a bagno 4 minuti come le indicazioni di The Warflet stesso, silver tip, guardate qua che roba, e il sapone, uno Stirling, tallovato. Ben Franklin, dedicato a Benjamin Franklin, personaggio storico della storia americana, eclettico, inventore, scrittore, diplomatico, politico, inventò il parafulmine, per dirne una, no? Ecco. E questo sapone riproduce un po' il salotto di Ben Franklin, no? Che poi non so come si può riprodurre un salotto, ma comunque noi gli diamo fiducia, no? Giusto? Allora, un po' d'acqua per... calda, che non viene mai qua, per stemperare, ecco, proprio come se dobbiamo tenere una stissa, una goccia, ecco qua, e lasciamo che un attimo stemperi, un attimo solo, mentre lui stempera io mi sciacquo il viso. Ecco qua. Adesso che ha stemperato, pure se non silver tip, guardate, con un tallovato, piano piano,
si preleva, guarda. No, perché quei tallovati si divertivano, si rovinano, non è vero. Basta farlo piano. E lui erode, piano piano. È come la goccia cinese. Chiaro, non si può spingere forte come un sintetico, come un maiale, perché sennò si crea un danno, poi non si può, un pennello del genere sarebbe un peccato mortale. Però guarda quanto ne ha tolto già. Piano piano andiamo a erodere. Note strane, speziate, agrumate. Difficile da descrivere, davvero molto difficile da descrivere. Lo so che molti mi dicono, ma tu descrivi poco, e lo so, però difficile. È una forte nota agrumata, io noto. Ma secondo me Rocco Contini ve lo spiegherà nei commenti. Che lui è il the master of the perform. O the perform. Le maître de parfum, dai. Allora, vediamo se basta. Un attimo, aggiungiamo un po' d'acqua. Oh. Per essere ben secco. Adesso poi lo nutriamo. Piano piano vedete che la panna inizia a crescere. Diamo l'acqua. Guarda. Bello appiccicoso, tallovato. E ha preso, Una bella crema. Un po' d'acqua, poi andrebbe bene così. Bene, e adesso Sua Maestà Mercury Vision 2072 Astra Blu, e a lui dedicato. Gli do, ah, ecco perché a 1,5 avevo sbagliato io, adesso è a 2. Ecco. Però non è ancora abbastanza incisivo, si va per esperimenti, la tanto se no sono chiuso nel rasoio. Diamogli ancora un po' d'aria.
aria nel senso di spazio, fra lama e rasoio, gap. Luce, anzi, noi andiamo di luce. Ecco, adesso è perfetto. Così ho un 3. Con queste lame, chiaramente. Così porta via tutto. Conoscete anche che il sapone è particolarmente appiccicoso. Inventiva tedesca e sapore americano. Io ho inseguito molto questo rasoio che adesso ha dei prezzi. Essendo fuori produzione, imbarazzanti, e l'ho trovato non perfettissimo, cioè chiaramente si è usato a un prezzo però accettabile anni fa. Il cane non poteva mancare, anche lui festeggia. Vedete che anche se è grosso, però alla fine arriva, in zona baffi, con un po' di attenzione. Andiamo giù, fin dove c'è sapone, e adesso sciacquiamo. Sciacquiamo. E bagniamo il viso per la seconda. Ah, qui la crema va, eh. Che buono questo odore di poltrona. Sarà suggestione, chiaramente, ragazzi. La vita è suggestione. Rocco, dici cosa c'è qua dentro, dai. Che io gli amici non lo so descrivere, però è buono. Un bel montaggio qua, eh. Guardate che roba. Una sciacquata di mani, che non guasta mai. E andiamo, rimaniamo così col settaggio, dai. Porta via, eh.
adesso qui contro pelo vero, che è vero. Pure attenzione. Un po' di rifiniture. Andiamo. Eccolo. Face mapping. Qualche rifinitura. Ma niente di che, non ci più niente. Abbiamo un PPS, iniziamo l'anno bene. Ecco fatto. Capiamo. Acqua fredda stavolta. Tamponiamo. Puliamo. È importante pulire. Poi mi cazziate e fate bene. Allora, iniziamo con la combinazione che questa volta ho trovato veramente efficace, Mercur 73 praticamente, Vision 2000 e Astral Blu. Scusate. Questa è una visione, questo è un progetto, questa è un'idea, questa è una... E osare, non è andata come forse si voleva che andasse, ma non importa, non c'è sconfitta, come si dice, in chi ci ha creduto, in chi ha combattuto. Questo è un rasoio che rimarrà nella storia e il suo ruolo nella storia non glielo toglierà nessuno. E io mi auguro che se qualcuno vorrà riproporlo, lo riproporrà, perché è veramente un rasoio fatto con una tecnica ingegneristica che io ritengo molto, ma anche, guardate che design, cioè è visionario, è visionario. Immaginatevelo d'acciaio 316L, per dirne una, immaginatevelo diverso, ecco, non dico altro, cari amici della Mercur, eh? Avete capito? Avete fatto un capolavoro, avete probabilmente ancora il brevetto, usatelo perché... Secondo me questo va assolutamente preservato. Le Astral Blu poi sono la morte sua, ma come sono la morte di tantissimi rasoi, cioè dovessi ormai, lo dico chiaramente, dopo tanti anni, quale lametta porteresti sull'isola deserta? Non ho dubbi, porterei l'Astral Blu. Porterei l'Astral Blu perché è una lametta assolutamente versatile, assolutamente adatta a ogni tipo di rasoio. E io qui lo voglio pulire molto bene perché appunto voglio preservarlo, appunto, perché ok, The Bartlett, qui stiamo parlando dell'eccellenza della pennelleria mondiale, ragazzi. USA, vinto una riffa che io non ho mai vinto niente nella mia vita. The Bartlett, eccolo qua, un silver tip eccezionale che si apre come
una foglia di ipocastrano, no, a parte gli scherzi, è una cosa straordinaria. E sulla pelle, magico. Vabbè, avete visto anche un sapone al tallo. Insomma, questo pennello qua non c'è niente da dire, cioè, c'è solo da fare i complimenti. Vediamo invece la combinazione della Stirling. A sapone, vabbè, a parte il sentore, è lui, lo Stirling, molto protettivo, monta bene anche se appiccica perché ti ha lovato. Eccolo qua, questa grafica molto carina di Ben Franklin che al lavoro, che scrive nel suo studio, nella sua stanza. E poi l'aftershave che proveremo con gli occhialini di Benjamin, eccoli qua, gli occhialini di Benjamin. E qui ci vuole Rocco darci una mano su. Non un odore strano, strano, buono ma strano. Sa dello studio di Benjamin Franklin, ecco di cosa sa. Allora, buttiamoci alle spalle la negatività, iniziamo l'anno volendo salute e bene, tanti auguri, spero di aver fatto una sbarbata, insomma, soddisfacente e buona barba a tutti, ma soprattutto buon 2022. Ciao!